Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con le informazioni di TV d'Origine. Primo piano la cronaca con un incidente stradale dall'esito mortale accaduto in mattinata a Pordenone, nei pressi del lago della Burida. Probabilmente un malore all'origine della fuoriuscita autonoma dell'auto condotta da un anziano di Porcia. Il servizio. Ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, una Hyundai, nell'affrontare una curva. È andato dritto, ha abbattuto una rete di recinzione ed è finito nel canale vicino al lago. Ha perso la vita così, Giuseppe Vazzoler, 89 anni, di Porcia, a seguito dell'incidente che l'ha visto protagonista nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre, attorno alle 10:30, in via Burida, la strada che costeggia l'omonimo lago e che collega la città a Porcia, cittadina dalla quale proveniva a bordo della sua vettura. Probabilmente un malore gli è stato fatale. Subito sono stati allertati i soccorsi, giunti sul posto col personale medico, i vigili del fuoco, con i mezzi provenienti dal comando provinciale di Pordenone e poi in elicottero da Grado con il nucleo sommozzatori. La squadra Spello Alpino Fluviale ha individuato la vettura adagiata all'interno del canale. Utilizzando un gommone da rafting, ha raggiunto il mezzo, estratto Vazzoler che si trovava nell'abitacolo. Portato a riva, l'89enne è stato subito soccorso dal personale sanitario che ha eseguito le manovre di rianimazione, che purtroppo però hanno avuto esito negativo e il medico ha constatato il decesso. Nel frattempo, l'elicottero del reparto volo di Venezia, con due sommozzatori a bordo, ha permesso le operazioni di recupero per verificare che all'interno del veicolo non vi fossero altre persone. Sul posto per i rilievi dell'incidente, la polizia locale di Pordenone e Cordenons. Sono state ultimate attorno alle 13 le operazioni di recupero dell'auto lungo la strada che costeggia il lago e che si snoda tra il confine di Pordenone e Porcia. Nell'aprile scorso un'altra persona, un ragazzo di 29 anni, era morto annegato e una donna di 24 era stata ricoverata in ospedale in ipotermia assieme al poliziotto che aveva cercato di salvarli per un incidente simile accaduto in un'altra zona poco distante, sempre adiacente al lago della Burida. Sempre per quanto riguarda la cronaca, altri due incidenti in mattinata lungo l'autostrada 4 e l'autostrada 23 nei pressi dello snodo di Palmanova. Attualmente la vedete, la situazione è tornata alla normalità. Gli schianti si sono verificati poco prima delle ore 11 con in un caso coinvolti un'auto articolata, una cisterna vuota, un mezzo leggero. L'impatto ha portato sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico, due le persone rimaste ferite, quelle che erano a bordo dell'auto. Si tratta di un uomo e una donna soccorse dal 118, entrambe trasferite al Santa Maria della Misericordia in codice giallo. L'altro incidente si era verificato nel tratto tra Udine Sud e il nodo di Palmanova della A23. Durante la notte, invece, a Pasiano di Pordenone sono state dolorosamente date alle fiamme due auto di proprietà di cittadini indiani coinvolti nella gestione di un locale tempio Sikh, una struttura che era stata al centro di significative proteste nelle ultime settimane a causa di diatribe sulle modalità di gestione da parte delle due diverse fazioni di fedeli. Le indagini sono a cura dei carabinieri della compagnia di Sacile che stanno cercando di risalire agli autori del reato. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri di Pordenone, i veicoli sono andati distrutti dalle fiamme. È stato trovato in mattinata, invece, in stato confusionale, ma in apparenti buone condizioni fisiche, l'uomo che ieri aveva fatto perdere le sue tracce in Valle Gopion a Grado. Le ricerche erano iniziate alle 21:45 della serata di ieri con i pompieri, le unità cinofile e l'elicottero del reparto volo di Venezia che hanno proseguito le ricerche fino alle 11 di stamattina, quando l'uomo è stato appunto ritrovato ed è stato accompagnato dai familiari poi presso una struttura sanitaria per i controlli del caso. Ricorderete la storia la scorsa settimana dell'uomo che si era asserragliato in casa a Cordovado. Ebbene, la storia diventerà un caso di studio, poco più di 50 ore di negoziazione tra carabinieri e l'uomo asserragliato nella sua abitazione, che diventeranno appunto caso di studio nelle proposte di aggiornamento professionale ai militari dell'arma dei carabinieri. Nella vicenda spiccano le figure di quattro marescialli. Si tratta dei negoziatori che hanno appunto trovato un approccio con l'ingegnere friulano, il quale da anni aveva scelto una vita di eremitaggio fatto in casa, alla ricerca di se stesso e della sua spiritualità. Mai prima d'ora in Italia un negoziato era avvenuto con risposte a senso unico, con video pubblicati su YouTube, modalità che verrà studiata da psicologi e sociologi, hanno fatto sapere dall'Arma dei Carabinieri. I quattro negoziatori di Pordenone, Udine, Gorizia e del GIS di Livorno, con i loro colleghi, sono stati svegli per 84 ore tra appostamenti preventivi all'operazione, evacuazione, negoziazione e atti successivi all'evento.
con un solo obiettivo, fanno sapere sempre dall'arma dei carabinieri, la salvezza delle vite umane, fosse anche una sola, fosse anche quella di chi si è asserragliato in casa e ha minacciato di uccidersi. Proseguiamo ancora con la cronaca, ci spostiamo a Treviso, dove l'agenzia delle dogane, la Guardia di Finanza, hanno scoperto due pordenonesi all'interno dell'aeroporto Canova che stavano ritornando da un viaggio di vacanza. Sono stati fermati, in particolare dal volo proveniente dall'Albania, da Tirana, altri invece dal Marocco. L'operazione avvenuta nello scalo ha portato al sequestro di 40 articoli, tra cui vestiti e accessori di diversi marchi pregiati: Louis Vuitton, Gucci, Polo Ralph Lauren, Adidas, Chanel, Burberry, Emporio Armani, Nike e Dior. Ma evidentemente erano falsi. Nei confronti dei sanzionati è scattato un verbale per incauto acquisto per aver importato prodotti recanti marchi contraffatti. Ai cinque turisti, tra cui appunto i due pordenonesi, sono state inflitte sanzioni da 7.000 euro proprio per il reato di importazione nel territorio nazionale di oggetti che non erano stati appunto legittimamente provati per la loro appunto zona di produzione. Ora andiamo a Trieste, invece, dove un uomo ha aggredito un anziano in strada dopo un diverbio iniziato sul bus. Lo ha colpito con calci e pugni fino a farlo cadere a terra. Poi, alla vista della polizia locale, presente in zona, è fuggito. Gli agenti però sono riusciti a raggiungerlo e contro di loro, sempre il stesso soggetto ha prima brandito e poi scagliato violentemente un tavolo di legno recuperato da un'area di cantiere. Bloccato anche con l'ausilio di alcuni rinforzi, il 31enne, cittadino kosovaro senza fissa dimora, è stato quindi arrestato. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto delle generalità e violazione della normativa sugli stranieri. L'episodio risale a fine agosto ed è avvenuto in Viale d'Annunzio. L'anziano è stato soccorso e ricoverato a Cattinara con prognosi di 25 giorni. Ora invece andiamo a raccontarvi di una nuova opportunità lanciata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, presentata stamattina a Palma Nova. C'era per noi Monica Nardini. IT Alert, un sistema di allarme pubblico, sarà attestato qui nel territorio regionale intorno alle ore 12 di martedì 12 settembre. Nella stessa giornata sarà attestato anche in Campania e nelle Marche. A coloro che avranno un cellulare acceso e collegato con le celle telefoniche nel territorio appunto del Friuli Venezia Giulia, arriverà un messaggio. Arriverà su tutti i telefoni cellulari che sono nell'ambito delle celle regionali. E comparirà un messaggio di test di funzionamento del sistema IT Alert. E sarà possibile poi compilare un questionario non obbligatorio che ci consentirà di avere le informazioni sulla ricezione di questo messaggio. Non è necessario scaricare nessuna app ed è stato anche rimarcato, è una procedura che non viola la privacy. Esattamente, arriverà in modo assolutamente automatico su tutti i cellulari, indipendentemente dal fatto che si sia impegnati in una chiamata oppure nello scrivere un messaggio o inviare un messaggio. Sarà contraddistinto da un suono particolare che appunto lo identifica e sarà il suono che appunto contraddistinguerà anche in futuro questo messaggio di allarme. È un sistema di prevenzione che riguarda tutto il paese, governato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, viene testato in tutto il paese con dei blocchi di regione. A noi tocca il 12 settembre, credo che rientri in una politica di prevenzione indispensabile davanti a eventi calamitosi che purtroppo si moltiplicano, ma anche nell'aumentare le precauzioni e rendere sempre maggiormente sicure le condizioni delle persone. Ecco, è un fatto culturale. Ecco, la tecnologia, le organizzazioni dei sistemi di protezione civile oggi consentono questo, mi pare che sia un grande risultato, in coerenza con l'insegnamento che Giuseppe Zamberletti ci ha lasciato. Stiamo parlando di eventi consistenti, non stiamo parlando di attività minori, perché comunque non dobbiamo fare un lavoro che preoccupi le persone più di quello che è dovuto. Quindi è chiaro che insomma, questi sistemi saranno utilizzati con il buon senso e l'equilibrio e soprattutto saranno codificati i casi nei quali verranno utilizzati. La notizia di servizio a causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling di venerdì 8 settembre. ITA Airways ha cancellato 30 voli nazionali. A comunicarlo la compagnia attraverso il suo sito internet, annunciando un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.
Per quanto riguarda la nostra regione, l'aeroporto di Ronchi dei Legionari in particolare, interessati il volo delle 12:15 di venerdì 8 settembre, il 13:51 il Milano Linate Trieste e la Z1352 il Trieste Milano Linate delle ore 13. ITA Airways invita tutti i passeggeri che hanno acquistato il biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Per quanto riguarda invece la questione migranti, nuovi rintracci sul Carso Triestino, circa 80 le persone, tra i quali una decina di minorenni, sono giunti clandestinamente sul territorio italiano, rintracciati dalla polizia in varie località a ridosso del confine con la Slovenia, in prevalenza nella zona della Val Rosandra. Si tratta prevalentemente di afghani e pakistani che hanno sconfinato illegalmente. Nel frattempo, proprio stamattina a Trieste erano presenti due rappresentanti politici nazionali, il deputato del PD Orfini e il presidente del partito Più Europa Maggi, per fare il punto della situazione. Ascoltiamo le interviste raccolte da Nicola Giraldi. Questo è uno dei luoghi principali di arrivo nel nostro paese, eppure se ne parla troppo poco e le istituzioni sia locali che nazionali, quindi anche il governo e il Viminale, non fanno abbastanza. La situazione è fuori controllo. Centinaia di persone in strada da mesi, da ben prima che vi fosse l'aumento degli arrivi a Lampedusa, trasferimenti troppo bassi, quindi un carico eccessivo sulla città di Trieste e sulla regione, e dei centri accoglienza fuori controllo. Il CARA di Gradisca è un luogo infernale, nonostante gli sforzi dell'ente gestore. 600 persone, pensate, su una capienza di 250 persone nelle tende, 15 persone in ogni stanza. Noi abbiamo centinaia di persone che avrebbero diritto all'accoglienza in mezzo alla strada. Questo è un danno per loro, è un danno per la città e per i cittadini di Trieste, e mentre appunto avrebbero diritto ad altro. Questo è il figlio delle politiche di questi anni, si è smantellato il sistema dell'accoglienza, si sono tagliate le risorse, si è puntato su soluzioni emergenziali che però nemmeno ci sono. E c'è un abbandono di questa regione da parte del governo. I trasferimenti da Trieste ad altre strutture sono inferiori a quelli che ci sono stati l'anno scorso a fronte di un aumento dei flussi. Quindi c'è una responsabilità del governo nell'aver abbandonato la regione e della regione nell'essere silente di fronte a questo abbandono. Cambiamo argomento. In fiera a Udine da stamattina in corso un'importante giornata dedicata al tema dell'acqua, alla sua salvaguardia, alla situazione irrigua del nostro territorio. Con il direttore dell'ERSA, Francesco Minussi, facciamo il punto sulle tematiche che stanno venendo affrontate. Le due componenti che ci interessano: da un lato una ricerca agronomica che tenga conto del cambiamento climatico e della carenza sempre più evidente dell'acqua, e quindi ricerca indirizzata a trovare le colture e le varietà soprattutto più resistenti, ma poi anche le tecniche agronomiche che consentano di ridurre il più possibile l'utilizzo dell'acqua, e questo sarà l'oggetto della parte convegnistica di questa mattina. E poi la tecnologia che ci sta aiutando tantissimo con tecniche sempre più spinte, sia a livello di impianti per la microirrigazione, sia soprattutto su una sensoristica estremamente avanzata che cerca di far capire e di dare indicazioni puntuali su quando irrigare, quanto irrigare, in modo da non sprecare nemmeno una goccia d'acqua. Questo, insieme al consorzio per il canale Emiliano-Romagnolo e ai consorzi di bonifica, sarà il tema di Acqua Campus, dove si potranno vedere tutte queste tecnologie. A Chioppris e Viscone proseguono e si avviano a conclusione lavori per l'ultimazione del ponte sulla torrente Torre. Abbiamo fatto il punto della situazione nell'intervista raccolta da Luca Ursi. Ingegner Petrucco, la società ICOP sta gestendo i lavori di ultimazione del ponte sul Torre nel comune di Chioppris e Viscone. Quali sono le evoluzioni da questo punto di vista e quali i tempi per la loro ultimazione? Finalmente non abbiamo più ostacoli ed imprevisti. Abbiamo finito i lavori di sostituzione della parte che doveva essere fatta ormai in marzo, sono stati fatti tutti i collaudi per verificare che quanto fatto fosse in ordine, abbiamo potuto ricominciare i lavori di completamento che stanno marciando secondo i tempi. Noi riteniamo di poter concludere l'opera verso novembre-dicembre, l'idea è di poter fare la riapertura al traffico entro la fine dell'anno, massimo i primi giorni dell'anno prossimo, e a circolazione attivata sul nuovo ponte si procederà poi, ma senza dare disturbo in questo, alla demolizione del vecchio. Quindi diciamo che dopo un periodo molto faticoso finalmente le cose hanno preso un abbrivio e non vedo motivi di problematicità per completare l'opera nei tempi concordati.
Siamo in chiusura, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti live su TV12 alle 17.45 pomeriggio calcio, poi alle 19 l'edizione serale del nostro notiziario con lo sport, la cronaca, l'attualità, e alle 21.15 ritorna TAG in comune con una delle puntate più seguite di questa stagione. Alle 22.05 vi proporremo invece lo speciale dedicato alle fasi finali di Miss Universo in Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti e buon pomeriggio.